Ponte San Michele, noto anche come Ponte di Paderno, Ponte di Calusco o Ponte Rotlisberger, è un ponte ad arco in ferro, a traffico misto ferroviario stradale, che collega i paesi di Paderno d'Adda e Calusco d'Adda attraversando una gola del fiume Adda. Nel 2017 il ponte è stato candidato per essere inserito nella lista UNESCO dei patrimoni dell'umanità. Venne progettato dall'ingegnere svizzero Jules Rotlisberger, direttore dell'ufficio tecnico della Società Nazionale Officine di Savigliano, che si fece carico della costruzione. È lungo 266 metri e si eleva ad 85 metri al di sopra del livello del fiume Adda. Il ponte è formato da un'unica campata in travi di ferro da 150 metri di corda, che sostiene tramite 7 piloni ferrei un'impalcatura a due livelli di percorribilità, uno ferroviario e l'altro carrabile, con un dislivello di 6,3 metri tra le due sedi. La sede stradale è larga 5 metri ed è a singola corsia, con due passaggi pedonali sui lati. Nel livello inferiore del ponte transita la linea ferroviaria Seregno-Bergamo, mentre sul livello superiore passa la strada carrabile che collega la provincia di Lecco a quella di Bergamo. La struttura è interamente chiodata e del tutto priva di saldature, perché all'epoca della costruzione del ponte, per saldare erano necessari impianti ingombranti e poco pratici, inadatti ad essere utilizzati nei manufatti in opera, soprattutto se di dimensioni così rilevanti e in posizioni così poco agevoli. Le macchine portatili per la saldatura, soprattutto quelle a elettrodi, avrebbero cominciato a diffondersi pochi anni dopo e si sarebbero affermate solo con la Prima Guerra Mondiale. Per le sue peculiarità tecniche, il ponte è considerato una delle più notevoli strutture realizzate dall'ingegneria ottocentesca. Esso si trova inoltre a poca distanza da altri due importanti siti, ovvero le centrali idroelettriche Sterle e Bertini. Il ponte venne costruito tra il 1887 e il 1889. Per la costruzione dell'opera venne concordato un tempo di soli 18 mesi. L'importo dei lavori venne stabilito in 1.850.000 lire per la costruzione, più 128.717,50 lire per le opere preliminari. La costruzione venne terminata nel marzo 1889. Nel maggio dello stesso anno venne effettuato il collaudo, in una giornata di pioggia torrenziale, tramite il transito di un treno molto pesante prima alla velocità di 25 km orari, poi a quella di 35 km orari ed infine, come venne definita nel resoconto dell'Eco di Bergamo, alla velocità vertiginosa di 45 km orari. Nel 1890 il ponte fu infine interamente concluso con una nuova verniciatura. Solo tre anni dopo il primo, il ponte subì un secondo collaudo, per verificare la percorribilità con le locomotive di nuova generazione, più potenti e pesanti. Nel 1972 e nel 1992, vennero condotti altri due cospicui interventi di restauro. Negli anni 80, il ponte venne inserito nell'elenco dei beni tutelati dalla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici della Regione Lombardia.